Siete in mezzo a nulla e avete bisogno di acqua per l'irrigazione? Vi faccio vedere un progettino semplice, semplice, 50 euro circa più la batteria e guardate che getto dell'acqua. Io con questo ci irrigo 4-5 cassoni più 3 file di pomodori, guardate, è eccezionale. Nulla di trascendentale, non mi sono inventato nulla, però è un progettino molto semplice che può fare la differenza quando si è in mezzo al campo. Dai, ci vediamo dopo la sigla. Allora, non osservate con attenzione il tipo di impianto che ho fatto, cioè come l'ho montato, perché è tutto un work in progress, nel senso che lo sto finendo. A grandi linee verrà così, ma lo sto finendo. È tutto 12 volt. Adesso in questo video vi parlo della pompa 12 volt che ho acquistato per 36 euro su Amazon e del kit da pannellino da 10 volt, quelli flessibili, più il suo regolatore di carica, che è questo qui. Dopo ve lo faccio vedere nello specifico, acquistati su AliExpress per circa 16 euro, ma vi lascerò anche il link su Amazon, costeranno qualche cosa in più, insomma, perché lo avrete subito, non dovrete aspettare. La batteria invece è una di queste piccoline, ecco, vedete, ne ho più di una. Queste le trovate in base alla potenza, cioè in base agli ampere, da circa 20 euro questa che è da 7 ampere, che è già più che sufficiente, a circa 30 euro per questa che è da 10 ampere. Sono 12 volt ovviamente, non vi sono altri componenti necessari, è tutto molto semplice. A grandi linee adesso vi dico un po' come funziona il circuito. Il pannello solare trasforma i raggi solari in energia, l'energia prodotta finisce in questo regolatore di carica. Lo trovate anche a 6-7 euro, costa veramente poco. Si collega al pannello solare e poi si esce sulla batteria. Cosa succede? Il pannello solare continua a caricare la batteria finché questa ne ha bisogno, dopodiché si ferma e l'energia in eccesso ovviamente va persa, ma a noi non interessa, tanto è gratuita. Finito questo dalla batteria, prendiamo i 12 volt e andiamo alla pompa. Si passa però attraverso questo interruttore qui. Allora, l'ho lasciato aperto per farvelo vedere. Io qui in alcune parti dell'orto ho il wifi, mi arriva ripetitore mio personale, solo che in questo punto non mi arriva. Questo è un attuatore wifi, nel senso che dal telefono da qualunque parte del mondo posso dare il comando per azionare la pompa. Il circuito in origine era questo, ci voleva l'attuatore, quindi questo interruttore wifi alla fine, poi ci andava un'elettrovalvola al posto di questo rubinetto e l'impianto era finito. Quindi io, dando il segnale all'interruttore wifi, avrebbe acceso la pompa e mi avrebbe acceso l'elettrovalvola a 12 volt, tutto a 12 volt in bassa tensione, così non abbiamo problemi. Quindi mi sono accorto a un certo punto che qui non mi arrivava il wifi e quindi ho dovuto ripiegare a un lavoro manuale, ma questo va bene anche per voi se non avete possibilità di portare il segnale wifi nel campo. È importante mettere un rubinetto all'uscita della pompa, altrimenti si scarica tutto l'impianto. Mi è successo, non ce l'avevo. E è importante ovviamente mettere un interruttore che dia l'ok alla pompa, quindi è tutto manuale. Il tutto era chiuso dentro una scatola di derivazione. Ora, siccome ho fatto dei fori in più, ovviamente la scatola va messa così. Chiusa ovviamente, ha già piovuto abbondantemente per giorni, non è mai successo nulla. Tutti i componenti elettronici vanno sigillati in qualche modo perché se prendono l'acqua si rovinano. Quindi io qui ho questa scatola che poi diventa stagna, ma ovviamente, come vi dicevo, sto finendo l'impianto e quindi poi siete liberi voi di fare l'impianto che volete. Il pannello invece ovviamente è impermeabile, molto molto semplice, si posiziona ovunque, piccolino. Vi volevo far vedere la pompa. Allora, la pompa è un po' il cuore dell'impianto. L'ho acquistata un paio di mesi fa. Ecco, vedete, è stata sempre a bagno, ma è molto interessante. Vi lascio qui sovraimpressione la scheda tecnica. La pompa spinge davvero tanto, eh. Allora abbiamo 70 litri al minuto, 1110 galloni per ora, vi dico anche l'unità di misura inglese, 12 volt, 3,4 ampere e uscita da 25 mm, quindi questo è importante anche da sapere. E funziona soltanto a immersione, eh. Questa va a immersione. Il filo elettrico è da 2,3 metri, ne abbiamo veramente d'avanzo. Sul blog, appena mi sarà possibile per questioni di tempo, farò l'articolo completo con lo schema di collegamento per la versione con l'interruttore. Adesso vi faccio vedere cosa riesco a innaffiare. Ma fa veramente un gran bel lavoro. Se avete un bidone come questo da 1000 litri, vi renderete conto subito quanto spinge, perché si svuota veramente in poco tempo, eh. Cosa riesco ad irrigare con questo sistema? Allora, come vi dicevo, è manuale, nel senso che lo accendo, metto la sveglia, dopo 10 minuti spengo. E un altro lavoro che si potrebbe fare sarebbe quello di mettere un temporizzatore, si imposta esattamente il tempo di irrigazione. Io irrigo tutto a goccia, eh. Queste due prode da 10 metri, questo cassone qui, quello, quello, quello lì, questo e quello.
Adesso lo accendo e vi faccio vedere un po' come funziona. Su quello poi vi avevo già fatto vedere qualcosa qualche tempo fa. Mi sono dilettato a fare un piccolo esperimento. È l'unico con l'ombreggiante, ovviamente andrà messo anche su questi due, ma il tempo è tiranno. E vi faccio vedere un attimino come gestisco un po' l'irrigazione. Bene, siamo pronti. Allora, si apre il rubinetto, si accende. Ho un ramo che va da quella parte, dove ho, come dicevo prima, le due prode, e un ramo che va da questa parte dove ho le sei prode, i sei cassoni insomma. Quello in fondo è il più interessante perché è l'unico che non ha l'irrigazione a goccia, vi faccio vedere. È il meno efficiente dal punto di vista idrico, però ho voluto fare una prova comunque. Questa è una struttura semovente, si alza e l'irrigazione arriva da quel tubo centrale. L'impianto si sta caricando, fra qualche minuto vi faccio vedere come funziona. Lo rimetto a posto, va da sé che gran parte dell'acqua sfoga qui, perché è un tubo forato con fori da 2 mm, quindi dalle altre parti ora sta arrivando molta poca acqua. Quindi cosa faccio? Dopo che per un paio di minuti ho irrigato in questo modo, questo cassone qui, chiudo il rubinetto e irrigo tutto il resto. Ecco qua. Ora mi dispiace che vedete poco perché ho il telo ombreggiante. E come vi dicevo è un'irrigazione che di per sé non è molto efficiente. È un'irrigazione a fontana e molta parte della sua efficienza è dovuta proprio alla pressione dell'acqua. Quindi da quel punto di vista non ho grossi problemi con quella pompa lì. Finita l'irrigazione di questo cassone, chiudo il rubinetto. Questo ormai è isolato e tutta la pressione dell'acqua finisce negli altri cassoni. 10 minuti, metto la sveglia, bastano 10 minuti ogni due giorni circa, vi assicuro che le insalate sono tutte belle. Adesso ovviamente queste hanno bisogno di una ripulita, molte stanno andando in fiore perché fa molto caldo, però nel momento in cui ovviamente le coprirò col telo ombreggiante io qui andrò a nozze perché ci sarà il microclima giusto per loro. Una volta che ho terminato l'irrigazione semplicemente spengo e chiudo. Come vi dicevo, se lo fate anche voi, mettete un rubinetto all'uscita della pompa, altrimenti si svuota l'impianto. Bene, dai, era solo un'idea, magari vi può venire utile nel mezzo al nulla. Con pochi soldi si riesce ad essere indipendenti. Avevo già fatto qualcosa del genere 2-3 anni fa, ma era 220 volt, era molto più laborioso, c'era un inverter, doppi fili, insomma, era un lavoro diverso. Questo davvero con pochi soldi, la batteria rimane sempre carica grazie al pannello solare, il regolatore di carica non fa rovinare la batteria. Come vi dicevo appunto con pochi soldi risolviamo il problema dell'irrigazione. Ah, ecco, per fare un bel lavoro il cassone va coperto con un telo ombreggiante, roba che farò tra un po'. Quindi il pannello solare andrà sopra il telo ombreggiante, così evitiamo che nascano alghe e quant'altro. E l'acqua si mantiene anche un pochino più fresca. Detto questo lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Sul blog tra un po', non subito, vedrete anche l'articolo passo passo come è il mio solito fare su unorsoincampagna.com, e vi ricordo anche il nuovo blog coltivarelorto.com dove si parla solo di orto in modo semplice, in modo facile, tutti gli ortaggi più comuni insomma li troviamo lì. Vi auguro una buona giornata.